Le nostre bacchette. Ciao e bentornati sul mio canale Le Pin Cucina. Io sono Jessica. Oggi andremo a fare la seconda parte della ricetta delle baguette con sorpresa. Te la sei persa? Mi raccomando, te la lascio in descrizione per andarla a rivedere. Prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un like se questa ricetta ti piacerà, commenta e condividi, ma soprattutto attiva la campanella per i prossimi video. Possiamo partire con la nostra ricetta. Per proseguire con questa ricetta non dovremo fare altro che prendere l'impasto che avevamo lasciato 24 ore in frigo, dividerlo in 4 parti o in 3, dipende dalla grandezza che volete ottenere, e andarlo a stendere un pochino, proprio leggermente, ad aprirlo, perché dovremo andare a mettere la parte segreta. La parte segreta altro non sono che delle olive tagliate e fatte in piccoli pezzettini. Dovremo andarle a mettere dentro il nostro impasto senza lasciarle fuori uscire, perché appunto dovranno essere la parte che rimane all'interno. Non facciamo altro che chiudere e andiamo a finire di formare la nostra piccola baguette. Dopodiché incidiamo leggermente e riponiamo nel nostro stampo. Nel caso non ce l'abbiate, lo potete tranquillamente adagiare sopra la teglia del forno. Mi raccomando, senza carta forno, perché la temperatura sarà elevata e comunque, per avere un risultato migliore della duratura sotto, non vi conviene utilizzarla. Andiamo a finire i nostri filoncini. Per soddisfare le esigenze delle persone a cui non piacciono le olive, e visto che dobbiamo continuare con la nostra sorpresa, possiamo farne altre due con la cipolla di Tropea, ottima in questo periodo, veramente delicata e con un sapore fresco. Adesso che il nostro stampo è pronto con le nostre baguette, non ci resta che accendere il forno e preriscaldarlo a 210 gradi statici. Dopodiché, per avere una maggiore croccantezza esterna e morbidezza interna, potrete mettere su una teglia nella parte bassa del forno un tegamino con 200 ml di acqua, di modo da formare del vapore interno. Se invece avete il forno a vapore, potrete impostare due emissioni di vapore sempre a 210 gradi. E questo vi servirà appunto per formare una crosta esterna e una morbidezza interna maggiore. Ci vediamo al termine dei 20 minuti per vedere il nostro risultato. Le nostre baguette sono cotte, come potete vedere anche sotto e sopra presentano una bella doratura e sono belle croccantine fuori e sicuramente saranno morbide all'interno. Sono veramente facili e veloci da preparare, l'unica cosa è aspettare le 24 ore per preparare l'impasto. La ricetta di oggi è finita,
Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like se questa ricetta vi è piaciuta, commentate perché mi piacerebbe sapere come le fareste voi e che altre cose vorreste preparare con l'impasto delle baguette. Commentate e condividete, ma soprattutto attivate la campanella per i prossimi video. Buon appetito e alla prossima ricetta!